Ciao a tutti e tutte, sono a Cuba, all'Havana e vi saluto. E il motivo di questo video è che ieri siamo stati a visitare l'Istituto di Ricerca dei Vaccini Finlay. Io sono qua con una delegazione del Partito della Sinistra Europea, c'è cioè la presidenza, stiamo facendo incontri con il Partito Comunista Cubano, col governo e appunto con questa realtà dell'Istituto dei Vaccini, che è sicuramente la realtà forse più conosciuta di Cuba oggi. E la cosa che vorrei provare a comunicarvi è la seguente: di provare a ragionare sul perché è stato possibile questa specie di miracolo in cui a Cuba, un'isola sottoposta a un blocco economico criminale dagli Stati Uniti che gli impedisce di avere accedere a qualsiasi cosa, di poter commerciare, di poter avere relazioni normali con gli altri paesi perché gli bloccano i soldi, i conti e quant'altro, quest'isola che ha difficoltà ad avere il vetro per le siringhe o per le boccette in cui mettere il vaccino, è riuscita primo a sviluppare il vaccino, secondo, ad avere l'85% di popolazione vaccinata al di sopra dei 2 anni e terzo, ad avere una percentuale di morti dopo la prima fase, diciamo, questa della variante Omicron, che è bassissima rispetto ai paesi occidentali. Cuba, che ha 11 milioni di abitanti, ha 2-3 morti al giorno al massimo, quando l'Italia ne ha 300. E quindi stiamo parlando proprio di un'altra scala. Quindi a Cuba è avvenuto, diciamo così, un miracolo dal punto di vista di questa cosa del Covid, e vorrei provare a spiegare perché non è un miracolo deciso dal Padre Eterno, ma è stato un miracolo prodotto dal popolo cubano. Innanzitutto a Cuba c'è una ricerca pubblica su tutta l'alta tecnologia, sulle biotecnologie e quant'altro, sui vaccini, che va avanti da decenni, perché Cuba ha dovuto sviluppare i vaccini per i propri bambini, per le meningite e quant'altro, quando le grandi multinazionali del farmaco non vendevano i vaccini a Cuba. Ma l'ha sviluppata anche per un altro motivo, che le grandi multinazionali del farmaco si occupano di produrre i farmaci che danno un grande guadagno. Ad esempio è successo che nella fine degli anni 90 un farmaco contro la meningite che veniva usato in Africa per salvare milioni di vite di bambini non venne più prodotto dalle grandi multinazionali del farmaco perché non rendeva abbastanza. E quindi Cuba, assieme a un'azienda brasiliana, allora c'era Lula a presiedere il Brasile, fecero un'operazione congiunta producendo decine di milioni di vaccini per l'UNICEF, per i paesi africani, e salvando milioni di bambini dalla morte. E quindi lo sviluppo dell'industria farmaceutica e dell'industria sui vaccini, della ricerca sui vaccini a Cuba è stata dettata dalla necessità, perché altrimenti non li avevano per salvare i bambini cubani, ed è stata dettata da una volontà non di guadagnare i miliardi sui vaccini come sta facendo Pfizer o gli altri, ma di salvare vite umane, perché come ci hanno detto, noi abbiamo chiamato questo vaccino Soverana, cioè sovrana, perché è per la nostra patria, ma la nostra patria è Cuba, ma la nostra patria è il mondo intero, la nostra patria è l'umanità, come dicono per l'appunto i comunisti, non solo nelle canzoni. E quindi questa è la cosa di base che c'è stata, una ricerca pubblica enorme, che non ha prodotto, e qua lo voglio sottolineare, semplicemente solidarietà, ma che si è ripagata, perché la cosa che fanno i compagni e le compagne cubane è di permettere dell'utilizzo del vaccino semplicemente rientrando dei costi e degli investimenti. Quando in Occidente si discute della moratoria sui brevetti sui vaccini e si dice ma non si può mica impedire alle multinazionali che hanno speso miliardi per fare la ricerca di rientrare. Qui non è questo il problema, perché le multinazionali del farmaco hanno preso il 90% dei soldi dagli stati per fare la ricerca e adesso stanno facendo guadagni miliardari sulle spalle della gente che giustamente ha bisogno del vaccino. Cuba sta praticando un'altra strada,
E cioè non fai guadagni miliardari, semplicemente rientra dall'investimento e questo fa sì che i prezzi siano bassissimi e siano producibili anche per l'Africa. E quindi questo ha fatto Cuba con un'idea molto semplice, che l'immunità di gregge, la possibilità di combattere le varianti, la possibilità quindi di sconfiggere il Covid, vede nel vaccino non la soluzione, ma una delle cose da fare, assieme al distanziamento, ai servizi sanitari, alla modifica del modello di sviluppo che sta distruggendo l'ambiente e quant'altro. Quindi il vaccino è un pezzo, non è la totalità. E in secondo luogo, che il vaccino funziona solo se lo puoi dare a tutto il mondo, non solo ai paesi che sono in grado di pagare i costi miliardari dei profitti della Pfizer. Quindi questa è l'idea di Cuba. E c'è un altro elemento che però vorrei sottolineare, perché a Cuba non c'è né l'obbligo vaccinale né il Green Pass, ma Cuba ha l'85% della gente vaccinata a partire dai bambini di 2 anni. Allora uno si chiede, ma come mai in tutto l'Occidente c'è questa polemica che sembra una specie di guerra civile tra Vax, Novax e avanti? Invece a Cuba questo non c'è. E non venitemi a dire che è un problema di repressione, perché chiunque non sia in malafede sa che a Cuba i cosiddetti dissidenti, in larga parte pagati dai miliardari che stanno a Miami, quando non direttamente dal governo degli Stati Uniti, ci sono e fanno sostanzialmente attività politica come vogliono. Quindi, se avessero voluto o potuto fomentare un movimento contro il governo sulla vaccinazione, lo avrebbero fatto come lo fanno su qualsiasi altra cosa. Quindi non è un problema di libertà di manifestare, è un problema di consenso. E come mai? E secondo me qua ci sono anche qui delle spiegazioni. Certo, il mondo è tutto diverso, ma ci sono alcuni punti fondamentali. Primo, tutti a Cuba sanno che l'istituto che ha sviluppato i vaccini è un istituto che ha come compito di sviluppare i vaccini per i bambini. E quindi loro hanno come problema fondamentale di sviluppare dei vaccini che siano tollerabili dai bambini, cioè per i più fragili. Non è un caso che a Cuba hanno sviluppato un vaccino cosiddetto tradizionale. Non è un vaccino come ho fatto io, ad esempio, Pfizer, Moderna, cioè con l'RNA, e cioè innovativo e non sperimentato. È un vaccino ipersperimentato. Cioè la modalità di funzionamento del vaccino prodotto a Cuba è quella dei miliardi di vaccini fatti nel corso della storia. E questo è un fatto. Il secondo fatto è che è prodotto da un istituto pubblico, che non è fatto per guadagnarci, ma è fatto per salvare la vita delle persone. E il terzo fatto, forse non così banale, che i ricercatori, quando hanno trovato il vaccino, lo hanno provato su di sé e tutti lo sapevano. E quando hanno fatto il vaccino per i bambini, perché a Cuba hanno vaccinato i bambini dai 2 anni in su, i primi che hanno ricevuto il vaccino sono i figli di coloro che, dei ricercatori che lavoravano all'istituto. Cosa voglio dire? Che a Cuba è stato fatto un lavoro di coscientizzazione, di comunicazione, di spiegazione basata sui dati di realtà. E questo, assieme alla credibilità di un sistema sanitario che non è funzionale al profitto, ma è funzionale al benessere della popolazione, ha funzionato. E ha funzionato molto meglio che in Occidente. E allora di questo vi volevo un po' raccontare e finisco con due considerazioni. Cuba è un piccolo paese, 11 milioni di abitanti, col blocco economico che gli impedisce di commerciare, di avere i prodotti di base. Per riuscire ad avere i prodotti di base per fare i vaccini, devono fare delle triangolazioni furibonde, perché altrimenti non riuscirebbero ad avere nemmeno i prodotti di base per fare i vaccini. Ecco, mentre Cuba riesce a fare questo, l'Italia non produce vaccini, non ne abbiamo inventato nessuno, non ne produciamo nemmeno adesso su licenza, cioè importiamo tutto e abbiamo distrutto il sistema sanitario di base. Uno dei motivi fondamentali per cui la mortalità in Italia continua a essere altissima è la distruzione del sistema sanitario di base.
Credo che l'Italia, invece che continuare da parte del governo a eleggersi come nemico, questi i Novax, no? Che sono in questa guerra civile che continua in modo idiota, credo che il governo dovrebbe invece preoccuparsi di sviluppare la ricerca pubblica, di dire basta al fatto di essere sottoposti al dominio delle multinazionali. E di imparare da Cuba, cioè di sviluppare la ricerca pubblica e il sistema sanitario nazionale pubblico finalizzato al benessere della popolazione e non agli altri. E questo forse aumenterebbe un po' di fiducia da parte di tutta la popolazione nei confronti, del governo ed eviterebbe le situazioni in cui siamo. E da ultimo, credo che anche qui le altre due cose che dovremmo chiedere al governo italiano sono, primo, il governo italiano è stato parte integrante di impedire la moratoria sui vaccini, cioè il governo italiano fa parte di quegli stati criminali, in particolare l'Unione Europea, che ha impedito che si togliessero i brevetti per un tot di mesi, 12, 18, 24 mesi, in modo da permettere la produzione dei vaccini oggi in produzione a prezzi più bassi in tutto il mondo. Si sarebbero ridotti un po' i guadagni della Pfizer di Moderna, ma si sarebbe permesso, ad esempio, all'Africa di essere già vaccinata, cosa che non sta accadendo. Allora, la prima cosa da chiedere al governo italiano è di smetterla di essere a favore delle multinazionali e di pronunciarsi per la moratoria sui brevetti dei vaccini. E la seconda cosa che dovremmo chiedere è quella di pronunciarsi a favore del riconoscimento del vaccino cubano, perché qui siamo all'altra follia. Grazie a un gruppo di volontari torinesi, si è fatta la verifica sul fatto che l'ultimo vaccino prodotto a Cuba, cioè il Soverana Plus, funziona come booster su tutti i vaccini, perché hanno provato con persone che avevano avuto le due dosi vaccinali di tipi diversi e il terzo vaccino, usando Soverana, cioè vaccino tradizionale, funziona benissimo. Cioè i casi, non ci sono casi di ricadute e quant'altro. Allora questo vuol dire che noi avremo bisogno di poter utilizzare il vaccino cubano ed è vergognoso che in virtù del fatto che l'Italia partecipa al bloccheo, come tutte le nazioni occidentali, al blocco economico statunitense, noi in Italia non possiamo importare il vaccino cubano perché non si può. Ecco, queste due cose. Togliere fare la moratoria sui brevetti dei vaccini, di tutti i vaccini. E secondo, permettere che le scoperte scientifiche positive che vengono fatte da altre parti del mondo, ad esempio a Cuba, siano utilizzabili anche nel nostro paese e non, visto che gli Stati Uniti non vogliono, che non si possono usare, anche questo andrebbe fatto. E quindi mi sembra che, e ho finito, queste due battaglie ci vengono fuori forte. L'insegnamento della potenza, della forza del pubblico, della fiducia nel pubblico che non lavora per il profitto su tutti questi terreni, e l'altro è che bisogna bloccare i brevetti sui vaccini e bisogna permettere che i vaccini cubani circolino in giro per il mondo, Italia compresa, e non che vengano buttati via e non utilizzati perché non piace agli Stati Uniti che sia stato fatto a Cuba. Grazie a tutti e tutte. Sono stato troppo lungo, ma statemi bene, c'erano tante cose da dire.